Oggi avevo intenzione di parlare un po' dell'utilizzo degli elastici nell'allenamento e soprattutto per quanto riguarda il bicipite brachiale, il brachioradiale e quindi anche un po' la pronazione e la supinazione. Guardando un paio di lavori interessanti per la Top Roll, quindi soprattutto per la back press della Top Roll, si può utilizzare sempre il nostro elastico infilato sotto al piede, qua, per allenare semplicemente, vedete, un filo così a mano neutra per allenare il nostro brachio radiale in questo modo qua. E questo è un lavoro idoneo per il brachio radiale. La cosa molto carina di questo genere di lavoro è che se io voglio intensificare il lavoro sul brachio radiale, ma in più voglio dargli una componente da poter utilizzare sulla pronazione, quindi una componente antipronante che mi tiri, tenda a supinarmi e che io per contrastarla debba per forza lavorare sulla pronazione, noi aggiungiamo un altro elastico sempre sotto il nostro bel piedino e infiliamo quindi il primo elastico, come abbiamo detto, qua per il lavoro del brachio radiale. Il secondo elastico lo passiamo esternamente, lo infiliamo nel nostro pollice e qui avremo il primo elastico, cioè quello rosso, che lavora sul brachio radiale. Il secondo elastico, che è quello viola, che lavora appunto sui pronatori, ma lavora comunque anche sul brachio radiale, perché noi tiriamo verso l'alto, quindi lui nel momento si contrae fa anche forza sul brachio radiale. Quindi questo lavoro qua. Importante, cosa molto importante. Spesso sui video online si vede che tizio fa cariche esorbitanti e poi vedi fare dei movimenti che sono inguardabili. Allora, quando noi lavoriamo la muscolatura, la dobbiamo lavorare pensando ai piani, al piano frontale, al piano sagittale. Cioè, non è che noi possiamo lavorare in modo assurdo tutti storti pur di fare il caricone. Non serve a nulla fare il caricone se il movimento è sbagliato, perché il carico non sarà quello effettivo. Se volete lavorare con carichi effettivi, dovete stare diritti col corpo. Non dovete retrocedere con le spalle e buttare in avanti il braccio. Molti spesso, cerco di farvelo vedere, ecco, un lavoro fatto bene per il brachio radiale e per i pronatori è questo: appoggio il gomito sul nostro corpo e faccio questo lavoro qua. Vedete, sto diritto con le spalle, arrivo più o meno 120-130 gradi e risalgo fino a 45. Questo è un ottimo lavoro. Invece molto spesso vedo gente che mette carichi, io non ho niente contro di loro, però lo dico perché comunque ritorna disallenante, mette carichi esagerati, poi si piantano sotto e fanno questo lavoro qui. Ecco, questo lavoro qua, con questa leva qua, con questo fulcro qua, con la spalla tutta indietro, io qui sono quasi verticale sul mio gomito, quindi io non sto lavorando, io l'unico lavoro che faccio è di sostenere la spalla e l'omero, però in realtà a livello muscolare il brachio radiale non mi sta lavorando e tantomeno, visto che è quasi infilato nella mano, il nostro pronatore, anzi i nostri pronatori. Quindi cercate sempre di stare in linea perpendicolari al pavimento e non di retrocedere con le spalle col corpo inclinato. Dopo aver visto il lavoro di back pressure fatto dal basso, che serviva soprattutto per il brachio radiale, ma per i più attenti hanno visto che serviva anche per il pronatore rotondo, ritornando all'altro video dove si parlava dei muscoli, però dice il pronatore quadrato non l'abbiamo allenato. E lo alleneremo quindi da un punto fisso, da gancio, io prendo sempre questo che è un po' più lontano. Allora, lo mettiamo qua, all'interno del pollice, e faremo questo lavoro. Ora non viene tanto bene perché dovrei essere un po' più in linea io, qui sono gli spazi che ho per farvi vedere, però il movimento che dovremo fare è questo lavoro qua è quello del pronatore quadrato di questo muscoletto e ci permette per questo. Ora, se ero un po' più indietro, quindi un po' più lineare e ce l'avevo proprio laterale così, il nostro elastico avrebbe lavorato meglio. In questo caso ci accontentiamo di vedere il movimento. Alla fine noi lo agganciamo in questo modo, il movimento che faremo è questo. Quindi dalla back press con un elastico, con due elastici abbiamo lavorato, brachio radiale, pronatore rotondo, poi dopo lavoriamo il nostro pronatore
squadrato in questo modo. Quindi anche la Top Roll è fattibilissima con gli elastici, abbiamo visto che il gancio è fattibilissimo con gli elastici, è chiaro che non basteranno solo questi, però è già un buon inizio per allenare dei muscoli importanti dei nostri movimenti. Io vi saluto e anche per oggi a posto così.